tutti cari amici di The Abusive Game e di WorldofWrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusive Game e di WorldofWrestling.it. Investigatori e investigatrici di The Abusive Game e di WorldofWrestling.it. Qui è l'artefice Jack in compagnia dello specialista Michel. Ma è dell'eremita Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo terzo appuntamento con Mardred e vede che abbiamo fretta, sì. Andiamo di fretta. E i videogiocatori della domenica. Abbiamo sabato. Deciso. Esatto, abbiamo, però la rubrica era i videogiocatori del weekend. No, non l'abbiamo era cambiato. Dei weekend. Sì, era dei weekend quando abbiamo facevamo iniziato... anche il nome. Sì, però diciamo che il nome ha un altro significato. Giocatori della domenica sta per dilettanti. I non pro gamer. Esatto, non perché il video esce di domenica o sabato. E quindi giocatori del weekend. Io intanto vado alla chiesa. Esatto, andiamo alla chiesa a pregare un po', perché ultimamente siamo sotto Natale, poco. Quindi siamo ci tutti sta. Più buoni e più religiosi e anche un po' più mafiosi, perché domani ci sarà il game. Ma quello non c'entra con questo. No, non quindi... l'ho detto però, o l'ho detto. No, non l'hai detto. Non ho detto che, ragazzi, abbiamo deciso il sabato di mandare Mardred e la domenica di mandare Mafia 2. Perché me li segna? Ah. Mi segna di nasconderti per quando devi scappare dal... No, mi segna 18, 15, 12... Ah, ok. 19, 18 e 15. Sono i metri. Ah, ma la chiesa è sotto casa, la chiesa? Okay. Ah, ok, ti dà... Prova a passare attraverso. Ah, stavo dicendo, passa attraverso il cassonetto, mentre alla rete no. C'è qualcuno lì? C'era uno spirito? Sì, ma abbiamo deciso che per... Ma anche il signorino ha fretta, se non mi sbaglio. Siccome non abbiamo tempo. Una gat... Una lì. Gat... Però una questa gat... è una missione secondaria, Allora non siamo brutti. No, no, possiamo c'era fare. In terra qualcosa, però... Sono missioni secondarie. Ah. Noi dobbiamo andare a tra 33 metri alla chiesa. Possiamo saltare tutto il resto. Esatto. Per tutto il resto ci pensa Michel, poi fuori... Ci penso io. Fuori onda. Fuori onda, esatto. Ecco, avete il controllo dell'audio. Quando fuggiamo via, ci serve un rifugio. Un posto dove niente può toccarci. Ma non si scappa dalle domande. Quelle ti seguono ovunque. In chiesa, perché ricordiamo cosa ci siamo andati a fare in chiesa? Perché dobbiamo cercare la ragazza. La ragazza, esatto. Perché quando eravamo al quarto piano abbiamo capito che c'è una ragazza da cercare. Da cercare. E perché la stiamo cercando in chiesa? Perché è molto religiosa lei. No, allora va in chiesa tutte le domeniche. Perché c'era qualcosa che ci ha fatto capire di andare in chiesa. 0 su 1 indizi presenti. Esplora la chiesa e trova la testimone. Perché abbiamo visto che aveva parlato con la prete. Testimone, prova quella. C'hai un coso? C'hai una candela nel di dietro però, Stai attento a muoverti. Odore. Profuma. Comunque questa profuma di lei. No, il profumo di bruciato, ti sta andando a fuoco la schiena. No. La roba nell'armadio era troppo nuova. E poi se ne sarebbe accorta. Ma poi di solito aspettavo che non volevo neanche andarci. Ma allora va essere paziente. Mandalo a quel paese. Mandalo a pregare. Si guardava intorno come se avvertisse la mia presenza. Quale presenza? Che tipo? Se ti avessi dobbiamo cercare un testimone, bisogna ascoltare. Crollato il mondo addosso. Ma non penso che siano quelli con il fantasma in parte. In passato mi è sempre andata bene. L'avrei sistemata come ho sistemato le altre. Prima di passare alla prossima. Voltare pagina da queste parti è più difficile di quanto pensi. Oh. Allora, un corvo. Sting? Forse è questa. Là c'è qualcosa. Ci sono delle mani? Esamina la mia vita, anche qui penso che sia. Secondo me non c'è niente qua. No. Bene. Lì. Sono i mostri lì. Vedete che sta passando l'aspirapolvere. No, voglio vedere se entra nel secondo buco. Me devi parlare col prete. Guardate il prete, no? È occhio, però lì c'è un... Vai devi di passare dall'altra no, parte. Ci sono sempre abbiamo esatto, l'indagine è qua. È vero. La ragazza aveva parlato indietro, col prete. Indietro.
Allora, qui sulla destra, prova a avvicinarti a quel presepio. Presepio? Sì. Andrà lì, nell'angolo seduto. No, è una morta questa. È morta? Capa! Ho detto che vicino a quelle cose lì c'è... Non l'avevo proprio visto. Ho visto una mano sbucare. Lì c'è un indizio che ci porta... Devi parlare col prete. No, il prete siamo andati... Il buco? Ma soprattutto siamo andati di là. Andare di sì, ma il prete... La ragazza ha parlato col prete? Ma prima di andare dal prete... Dobbiamo pregare prima di andare dal prete. Volta 6-7 va dal prete. Eccolo qua. Dove sarà? Non avevo trovato un indizio sulla chiesa nell'appartamento. Dove stava? Fotografia al chiesa. Lì? Adesso padre, dobbiamo andare dal prete. Posso rimanere qui per qualche giorno? Ma certo, cara, la chiesa aiuta sempre i bisognosi. Che forse è una vecchia mansarda dove puoi restare. Quanto vuoi? Ma gioio. Vive in mansarda. Mansarda. Meglio che vado a controllare. Go to the mansarda. Adesso però. Prova quell'indizio in terra. Prendilo, che si sa mai che magari serve per... A me tutti questi sono cose secondarie. Una sega. Sì, serve una sega. Comunque, dunque... Cioè, è che poi una sega in chiesa... Noi adesso dobbiamo andare dal prete. Ma non dovevi andare in mansarda? Ma si passa di qua per andare in mansarda. Devi passare dalle scale di là del... Mi fa ridere il prete con l'aspirapolvere. Aspira la lava. No, ancora no, sono i demoni. Sai cosa? Dobbiamo possedere il prete. Questa vedrai. Questa poi che cammina sopra. Solo che chi si ricorda come si faceva. Ma non puoi, se non vai di là. Devi andarci vicino, per possedere. Deve venire... È lui che attraversa la lava come se... Avvicinati un po'. Vai. Ah, vedi, adesso lui mi porta di là e io scavalco i demoni. Come idea è una cagata. È pazzesca, ma che poi... Uè, abbandona. Ecco perché hanno messo il prete con l'aspirapolvere. La mansarda deve essere per di qua. Perché segue il gatto e logicamente... Ricordi Sabrina vita da strega? Sì. C'era Salem. Trova la mansarda, ok. Come abbiamo fatto a trovare? Adesso trova il gatto però. Ma mi tiri per il culo. Trova il gatto. Ma poi cosa ce ne frega del gatto? È entrato il gatto, eh? Perché lui ti porta in mansarda, mi sa. Ecco. Ci vuole il gatto per andare in mansarda. È gatto? No. Ah no, sono stivali. Non dire gatto. La ragazza era studia. Qui. Al piano di sopra, quindi è salita. Sei in mansarda. Quindi devi salire anche tu. Prendi la trovare il gatto. Andalo qua. Possiedi il gatto. Per correre mentre stai possedendo un gatto, usa L tenendo premuto L2. Mentre corrono i gatti possono sbalzare dalle... Stai possedendo un gatto. Vabbè. Wow. La reazione funziona. Aspetta. Certo, signore, è solo ordinaria manutenzione. I condotti sono abbastanza larghi. Miau, col triangolo. Ok. Mi dice lui dove devo andare. Perché? Altrimenti? No. Dobbiamo andare in mansarda. Usa la reazione, vedi? Non voglio fare la difficile, ma insomma. I demoni! Ma se sono un gatto? Mi dispiace, signora, all'ordine della decorazione. Dove vai però, Giulio? Ma il gatto non attraversa i muri. Le sembra puritano, non la vede la plastica. Allora ragazzi, secondo lei, quadro qua. Ma lì siamo arrivati da lì. No, Sì. No, non sei arrivato da lì. Sì, non va neanche più. Sì, siamo arrivati. Sì, dal condotto. Sono tanto innamorato. Perché continui a salire? Perché escono le frecce? Ma ti dice perché... Ti dice di andare lì, quindi vai. Oh, lì si illumina qualcosa, no? La sega, sì. Devi tagliare qualcosa.
No, devo fare così, dai. Dai, salta lì. Ma la mia famiglia è c'era un altro oro là. No. Finestra. Vai. Aspetta, aspetta, tieni premuto, c'era scritto qualcosa, eh. Ma esco da uno e entro nell'altro. No, per me il gatto deve andare in mansarda, ragazzi. Questo gioco però è un po'... Hai doppi sensi, eh. Possiedi, entro in uno e esco... La mansarda è... Mio Dio, sempre più pietoso. Però per me, per andare alla mansarda, dobbiamo tornare in quel giardino là di prima. Prova a star qua un attimo, guardati intorno. Guarda se vedi un'altra entrata, uscita. Perché questi qua... Là... Questi qua ci sono dentro in una stanza, in qualche modo. Saranno entrati. Però la porta è chiusa. Non ci puoi passare. Vedi? Magari sai cosa? Uccidi il demone. Poi ti. Poi possiedi la persona, magari la persona apre la porta, no? Dai, elimino per favore. Scappa! No, perché sei uscito? Ha fatto non tutto puoi più lui. Passare lì. Nasconditi, nasconditi dentro. Nei... No, l'ho scoperto. Corri via. Ragazzi, fermi tutti. Ho perso anche le cuffie. Le purità non me lo prendo neanche. Lo eliminano, per favore. Devi eliminarlo. E non me lo fa fare. Non ti ricordi come ci salta, non uscire dal gatto, salta, vai via. Corri intorno al tavolo. C'è una giù, su. Possiedi, nasconditi, nasconditi. No. Lì c'è un c'è qualcosa per nasconderti. No, devi nasconderti nelle persone. Segue il football. Funziona, funziona. Vai di là adesso. No. Però vaffanculo. Muori. C'è una scala che va su. È vero. La scala lì. Cascio, che vedi. Era l'altro condotto da. Bravo Peppino. Ma che ci sei tu? Qui adesso andiamo puramente a caso. Non so, Angie. Oh, vedi che siamo là. La sala adesso. La mansarda dov'è? Sarà in alto, ma bisognerà salire qua. Secondo me lo poteva fare anche Jacob. 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 Jacob è Assassin's Creed. Com'è che si chiama il nostro protagonista, il nostro personaggio? Si chiama... Non sappiamo neanche il nome. Ah, ci sfugge. Che gatto agile. Ecco, mansarda neanche qua. Obiettivo entra nella mansarda. Adesso esci? Eh no, c'è i demoni. L'ho trovato finalmente. Perché non trovo mai le chiavi quando devo uscire? Come scopro quello che sa? Devo scoprire cosa sa la testimone. Libro? Libro sui fantasmi. No. Geni misteriosi, no. No, le foto per me. Ovviamente sarà l'ultimo indizio che vi... Chiaramente. Che schiacceremo. Foto. No. La Madonna. Secondo me... questa.
lo giuro su Dio, se ti azzardi a possedermi di nuovo, io ti... Lei lo vede. Non me ne frega niente delle tue È una sensitiva? Aspetta. Hai capito? Sto cercando il mio assassino, ok? Lo stesso che ha cercato di attaccarti un'ora fa. E se... Un minuto. Puoi vedermi e sentirmi? Rispondi! Fa finta di niente. Sei una medium. Motivo. Beh, sono o no il più fortunato del mondo. Ho trovato l'aiutante perfetta. Ma perché quelli come te ce l'hanno con la mia famiglia? Aiutare i poliziotti a fare il loro mestiere non è un privilegio, è una trappola. Non sei un informatore, né un collega, né un amico. Non ti devo niente. Semmai tu devi qualcosa a me. Sì, sì, capito. Sei tosta, ok. Ma non più di lui. Hai visto cosa può fare? Sta cercando te o qualcuno a te caro. Chiunque sia, è fortunato a essere ancora in vita. So quello che faccio e tu puoi aiutarmi a fermarlo. Devi solo rispondere a delle domande. Senti, mi dispiace. Quello che è successo è orribile. Ed è vero che mi hai salvato. Cosa vuoi sapere? Vai. Sono morto per inseguire quello stronzo a casa tua. Sai perché ti stesse cercando? Quel maniaco cercava mia madre. Non me. Non sono nessuno. Sono invisibile. Io e mia madre abbiamo fatto di tutto perché le cose restassero così. Conosci l'assassino? Tanto dobbiamo fare anche l'altra. Hai già visto l'assassino prima di stanotte? Hai idea di chi sia? Voi Sbirri siete così a corto di indizi che vuoi che io ti dica chi è l'assassino? Ora capisco perché vi serve aiuto. Non lo chiedo a tutti. Lo sto chiedendo alla testimone che ho appena salvato. In che senso cercava tua madre? Cosa vuoi dire? Io e lei siamo uguali. Ma lei è riuscita a trasformare il suo dono in un lavoro rispettabile. Quindi, secondo me, era lei il bersaglio. Ma dov'è tua madre? È morta. Credo. Non è mai scomparsa senza dirmi niente prima, mai. Non so dove sia. Ma sono sicura che c'entra il killer della campana. Il fatto che sia venuto da me stanotte lo prova. Se l'ha uccisa, perché è tornato a casa sua? Non lo so. Senti, aspettarsi il peggio non aiuta nessuno. Perché non vivi più là? Per via di quelli come te, sempre a chiedermi aiuto. Interrogatorio. Per poter parlare un'ultima volta con detective. I loro cari. Sì, sì. Ronan risolvere si chiama. Le okay. loro beghe. Voglio bene a mia madre, ma non posso stare nello stesso posto Quindi troppo a lungo McDonald's. Senza che mi trovino. Anch'io non stavo molto a casa da piccolo. So bene che è dura. Ok, ok. Cosa ci facevi nell'appartamento? Ci vivo, Sherlock. Beh, ci vivevo. Ma questa idiota qua sta cercando da due ore delle chiavi quando le ha appese al collo. Non la vedo spesso, ma prima d'ora non era mai sparita. Così nel nulla. Sarà l'ultima? Un lavoro rispettabile? Già. Magari la conosci, stava aiutando la polizia a ricostruire il profilo del killer della campana, come medium. Scusa, non mi dice niente. Però ho trovato questo nella casa. Parla di un diario delle indagini.
La calligrafia è la sua. Un diario. Ce l'abbiamo il diario, mi sembra. Se lavorava al caso, è probabile che vi abbia annotato tutto. Sarà alla centrale. Davvero? Vai alla centrale. Non sei sicuro da sola. Qualcuno deve proteggerti. Noi troviamo le persone scomparse. Ho trovato te e posso aiutarti con tua madre. Il tuo problema è il mio problema ora. Non se ne parla. Non fraintendermi, mi hai salvato la vita e te ne sono grata, ma i tuoi problemi sono i tuoi problemi, i miei sono i miei. Eccole. Mattia, il colon che è quello. Era facile non trovarlo. Aspetta un minuto, non andare. Fermati un secondo, dai. Siamo dalla stessa parte, se tua madre è coinvolta dobbiamo lavorare insieme. Lavorare insieme? E che pensi di fare? Sei morto! Sto meglio da sola, lasciami in pace! Nuovo indizio? Però sa qualcosa. Non posso lasciarla andare. Ci deve essere un'altra via d'uscita. Ok. Scopri dove è il testimone. Non posso lasciarmi scappare dal testimone. Solo lei può aiutarmi a trovare l'assassino. Dobbiamo tornare giù. Esci dalla mansarda e mi sa che mi verrà in aiuto il mio amico gatto. E non è di lì, no. Però. E si è chiuso dentro. No, però andrò di qua. Ah, eccolo qua. Splash! No. Messo un'ora noi andare su, con un salto è tornato giù. Adesso è chiuso fuori. Penso ci sia da fare lo stesso giro di prima. È scesa l'ascensore. Dobbiamo andare. Sta scendendo da. Andare qua. Già te ne passa nella lava. Mi dispiace. È la vista. Ma non mi aspetti, padre. Stai attenta là fuori. Devo aspettare ancora che fa le polveri. Possiedi il prete? No, se ne va. Devi passare dall'altra parte. Mo, son ca. Prete. Dobbiamo andare dal prete, però. Passa di là. C'è la cosa lì. Prendi l'aspira polvere e passa con l'aspira. Di lì. Usa l'aspira polvere. Ha acceso l'aspira polvere. Ragazzi, abbiamo perso 10 minuti. E adesso possiedi il prete. Che strano. Ma che succede? Da quando puoi accendere? No, potevo stregare anche le televisioni. Ah, è vero. Volta. Tralala, tralala. Puoi sfruttare alcuni elementi per distrarre i demoni, confonderli e passare inosservati. I corvi, ad esempio, possono rivelarsi utili. Ma un corvo in chiesa proprio. Distraigo. Distrai il corvo. Legge nel pensiero. Là fuori è sempre pericoloso con tutti quegli amici. Com'è che si fa? Qui siamo al sicuro. Quel bastardo. Eliminalo. Le spalle. Ma se tu fai a meno. Se vai senza problemi invece. Senza. Tra un'anima e l'altra. Tra un'anima e l'altra. Tra un nascondiglio e l'altro. Occhio che ti vede. Ma che ne nota? Ti ricordi? Perfetto, esci. Dannazione, e ora? Dannazione. Allora, dove è andata? Vedi al gatto. Thank you.
guarderei il messaggio di Cassandra. Che drago più figlio. Esci subito, vai alla stazione di polizia, prendi il mio diario e non tornare. Certo. Noi dobbiamo andare alla stazione. Direi che sta andando alla stazione di polizia per rubare quel diario. Se spera di farcela. Sapevi che sua madre lavorava per la polizia? Bene, non dirmelo. Gattaccio? No. No. Adesso lo dice. No, ormai. Gattaccio di merda. No, dimentica. Dove sei? Sul tetto? È ora di tornare alla centrale. Siamo diventati Batman, tutto d'un tratto. Da quando? Bah. Bene, bene, signori. Quindi continua, continua esatto. La settimana prossima il quarto episodio con Margaret. Io vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace, un non mi piace e iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo domani con Mafia 2. Miau. Dall'artefice Jake. Lo specialista Michel. E dall'eremita Peppino. Alla prossima. Ciao belli! O meglio eremita Feligno.